Salute. Buon anno scolastico, diciamo. Buon anno scolastico. Buon anno scolastico. Bene. E... Ciao ragazzi. Salve ragazzi. Gli, y... voglio dire una cosa. E ξέρεις αυτό το τραγούδι της Μαρινέλας που λέει θα το πω όμως όπως το ξέρω εγώ, όπως το θυμάμαι εγώ, λοιπόν. Να παίζει το... Να παίζει το τρανζίστορ τα κοντομάνικα και εσύ περνάς στους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και με τα μπλουζάκια τα αμερικάνικα. <laughs> <laughs> έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, εσύ είσαι Grand Canyon, δηλαδή είσαι στο μεγάλο φαράγγι. Α, ah, ah, εντάξει, μιλάμε για και... Ινδιάνοι. Στου Ινδιάνου. είμαι εγώ. Είμαι και μαυρίδερο, θα το κάνω. Εγώ είμαι San Diego, δηλαδή San Diego. Καλιφόρνια. Για, αφού λέμε Καλιφόρνια, γιατί μετά εμεί οι νότιοι ηρωνευόμαστε ε, ε, λίγο το βορρά που λέει ε, Θεσσαλονίκη, αφού είναι Καλιφόρνια. έτσι. Λοιπόν, το χαμηλότερο, το νοτιότερο μέρο τη Καλιφόρνια που είναι απέναντι από το Μεξικό, Α, από την πόλη Τιχουάνα, είναι ο, το Σαντιέγκο. Εξαιρετικό. Λοιπόν, καλέ, θα νομίσουν ότι πήγαμε μαζί ταξίδι. Πώ, πότε θα μας βγάλουνε. και Φαντάζεσαι. Θα του πούμε, πούμε ότι πήγαμε για να εμπνευστούμε βίντεο. Ακριβώ. Εντάξει, καλό. Αλλά κανονικά καλό. θα πρέπει να το κάνουμε στα Αμερικάνικα. Καλό. Ε, καλά, θα το κάνουμε και στα Αμερικάνικα. Ε, επειδή έτσι μοιάζουμε λίγο, είμαστε λίγο σαν τα συνώνυμα. Ακριβώ. Ε, τα συνώνυμα. Ή επειδή οι πλούζε μα έχουν διαφορετικά χρώματα, ναι, και είμαστε ναι. λίγο και αντόνυμα. Μετά, μετά, μετά είναι τα αντώνυμα. Μετά θα γίνει. Μετά είναι τα αντόνυμα. Τώρα τα συνώνυμα. Λοιπόν, επειδή τα ομόνυμα, τα συνώνυμα έλκονται. Ακριβώ. Λοιπόν, ε, θα σου λέω μια λέξη, αυτό σου έχω ετοιμάσει σήμερα. Την τυρώνα παρόλα, είναι Ιταλιανό, ετού μη τροβεράει, η συνώνυμο. Βέβαια. Έφαρε μου κομμέντο, να φράζει, Allora, ognuno. Ciascuno. Ciascuno. Mm. Ciascuno. Ciascuno. Neanche. Nemmeno. Nemmeno. E come lo è una? E come che teffterò? Neppure. Ah, neppure. Ne, ne, ne. Neppure io, che so tutto, capisco questa parola. Mm. Eh, neppure io sono in grado di tradurre, eh, tradurre questo brano, diciamo, mm. bene. Lieve. Leggero, mm -hmm. lieve, molto elegante. Un lieve sorriso, come quello di Kuros. Eh? Mm, Un lieve, lieve sorriso. sorriso, oppure o un lieve dolore qui dietro mm. nella minha Japones, le paradigma in questo O un lieve disturbo, mm. eh? E nella nella fria enochlisi, nella frapono. E possiamo usare questa parola in un modo un po' più metaforico. Sì, sì, anche un, anche un amore leggero, per esempio, una cosa così. No, va bene leggero. Leggero. <ride> la leggerezza. Non molto ci forte, non, neanche non, non lieve però, mm. non lieve. Ma no. <ride> bene. potente, forte, forte potenza, η ισχύ και στη φυσική που δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, ναι, potente, δεν λέμε συχνά το impotente γιατί σημαίνει ανικανότητα σεξουαλική, ah. θα το προσέχουμε το impotente, ναι, ah. λιγάκι, impotenza sessuale, προσέχουμε αυτά. Λοιπόν, στα βόλτα. Questa volta. Questa volta. Questa volta. Per stavolta ti perdono, ma non lo, mm. lo devi più ripetere. Eh? Mm. Mm. D'accordo. Stavolta, che ti ha lo? Abbiamo anche tostamane, a me non mi interessa perché stamane. Stamane. Sta mattina, δηλαδή. Stamane. Stamani, stamane, stamattina. Mm. Bene. Salvo. Eccetto. Sì, lavoro tutti i giorni, salvo la domenica. Quindi, mm. solitamente, salvare, eh? mm. eccetto il sabato ha potuto salvare, lo salvo, lo mm -hmm. eccezione mm -hmm. eh? mm -hmm. eccezione eh, e come chiaro è un sinonimo, tranne ah tranne! pune sana lei traine, l'ha detto, trarre, torrima, vgale, apastà ti girecchi c'è anche eh, sì. nella tua grammatica eh, questo, sì, 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 questa parola, questo. me ne ricordo eh, tutto questo ma non c'è un capitolo che si chiama sinonimi allora non non c'è un motivo di far vedere mm. la grammatica, ormai l'avete vista parecchio bene è scemo. Stupido. Scemo, stupido. Scemo per ti na crevi capire gli PIS. Eh? Ah, il Non è completo eh, scemo. Eh, cioè il deficiente. <im> il cervello è insufficiente, in diciamo, ah, perciò qualcuno so è stupido, è deficiente, sì, sì, sì. E poi lo stupido è da un stupire, che fa' dice e poi stupido è molto vicino al stupito, con in parola a bocca aperta. Siamo rimasti stupiti, e il pubblico è rimasto stupito, dalle sue parole. Bene stupendo, nato stupendo. Allora, sta dopo stupire, dopo stupore, può sapere mm. eh? che cataplexi, che significa meraviglioso, eh? Sì, stupendo, sì, sì. Meraviglioso. stupendo, meraviglioso, mm. la meraviglia. Apprendere. Allora, imparare. Mm -hmm. E qua c'è una cosa molto difficile mm -hmm. per la gente che parla già il francese prima di imparare l'italiano e non apprendere l'italiano, perché in francese diciamo il contrario noi, eh? diciamo Diciamo J'apprends. Mm -hmm. Non diciamo imparo una lingua, Il, sì, questo sì, verbo so, non Non esiste, non sì, sì. Eh, mentre in italiano c'è imparare, molto più comune, e mm -hmm. apprendere, un po' più elegante. L'apprendimento. Mm. Io mi occupo mm. dell'apprendimento dell'italiano ai ah, greci. A me piace. Ai questa greci, dell'apprendimento. Mm. Sì. Cascare. Cadere. Mm -hmm. Una cosa che è caduta. C- sì, cascare significa cadere dall'alto in basso con forza. Gli afto è come una cascata, la cascata delle foglie in ottobre, mm -hmm. le cascate del Niagara, ah. δεν τις είδα αυτές στην Αμερική, γιατί πήγα Παντού εκτό από την Ουάσιγκτον και το, το, του Καταράκτε του Νιαγάρα, πάνω είναι άλλο ταξίδι αυτό. Εκείνο που είναι να τα... πάμε μαζί μα. Σε ησύκολα, το faremos ensieme. Δεν τρέμονται κασκάτε. Ξέρω το πέντε. Άμπιο, άμπιο. Λάργο. Λάργο. Oh, vasto, 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 vasto sì, anche in sì, francese anche in francese eh, ampie, una persona di ampie vedute è mm. eh, una persona moderna che ha una mentalità aperta mm. e non stretta mm. bene eh, autonomo Indipendente, indipendente, indipendente. indipendente per esempio io vorrei un giorno essere indipendente uh -huh. e guadagnare i miei soldi per uh -huh. poter pagare il mio affitto uh -huh. vivere da solo uh -huh. vitto e alloggio come si dice Vitto, cioè quello che costa è il mangiare e alloggio, quello mm -hmm. che costa l'affitto, mm. tutte queste cose, vitto e alloggio, ma anche adesso sei indipendente, tu perché lavori, insegni Un il po'. francese, Insegna... ora hai cominciato a insegnare anche l'italiano, sì. <ride> allora... Municipale, municipale. Comunale. Comunale, il municipio. Eh? Il municipio. Todi Marchio. Todi Marchio, il comune in Ovimos, mm. firmeni, eh? comune di Firenze, Comune di Roma. Mm. Eh, bene. Restituire. Rendere. Rendere. Dare indietro anche. Mm. Dare indietro. Eh, restituire, cioè mettere lì. Da dove ho preso una cosa, quindi, a posto. Se, per esempio, io ora uso eh, il verbo in un. Metaforicamente diciamo. Allora, se per esempio io parlo male di una persona che mm -hmm. non esiste, eh, diffamare, come si dice, mm -hmm. è diffamazione, mm -hmm. etzi, eh, devo restituire eh, la reputazione di questa ah, persona. Etzi, in eh, ton, eh, eftelis, ton pisa, mm. Devo restituire eh, la reputazione e l'onore di questa persona. Dire mm -hmm. no, questa persona è bravissima, è un uomo virtuoso. Tutte queste cose, che pa me sto esplodere, S scoppiare, scoppiare, scoppia, scoppia, mi scoppia mi scop il cuore, mm. eh? lo scoppio, lo scoppio, eh, scoppia la guerra, eh? è scoppiata la guerra, mm. speriamo di no, è scoppiato un temporale, mm. eh, è scoppiata a piangere, in lacrime, mm. è scoppiata in risa, a ridere. Tialo. Ah, in risa, a ridere. Sì, mm. il riso, il giugno, ovviamente è le risa. Le risa. O chi risi. Mm. Eh, spedire. Raccontare. No, no, ah, no? spedire, spedire. Ah, spedire, inviare, mandare. Inviare, mandare, mandare. Sì. mandare. Mandare. è più semplice, spedire in apostello, che mm. eh, Inviare anche, eh, sì. per in, le mail, c'è scritto inviare. Eh, a ah, inviare. Mm. Sì. Eh, la prigione. Carcere. Il carcere il carcere, carcere. sì la prigione l'avevamo il... visto il primo anno che abbiamo fatto dei corsi insieme sì sì il carcere il carcere, sì. nel tuo libro di esercizi mi, ah, sì, sì, mi forse, sembra forse forse eh, si dice anche la gallera andare in gallera, mm, gallera. È più vecchio questo mm. ora adoperare o adoprare. ah adoprare uh -huh. anche adopprare usare 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 eh, non adopero più questo dizionario, allora te lo mm. regalo. Io non ho mai sentito questa parola. Eh, si usa, si usa abbastanza. Oppure ho regalato a una mia amica sono vestiti che non adopero più, mm. sì, che non uso più. Eh, lieto: ma felice. Felice, lieto è molto elegante, per esempio eh, mi presentano una persona, dico piacere, Tina. Piacere, Tina Zucopolo. Una cosa ancora più elegante è lieto, lieto di conoscerla, professore. Sì, certo. lieto di conoscerla. La forma signora. di cortesia. È lieto. E anche per, per le donne, è lieto. Lieta. Lieta, ah, lieta sì, tu devi dire sì, lieta. Sì, lieta, lieta certo. di conoscerla, professore. Sì. Posso dire, sono lieto di essere qua? O sì, non... sì, alcune ah. sono felice. Sono felice, sì. Lieto è molto elegante. Eh, che le cose molto eleganti non le usiamo. Da Nella vita? Eh, certo. sì, 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 dipende. È Ma... come se tu mm. andassi, non so, uh, al mercato centrale <ride> etto, a mangiare la trippa, una fase eh, pazza, portando un vestito elegantissimo lungo, non è possibile, eh sì, non è, possibile è troppo, anche se l'ho fatto nella mia vita, anche io l'ho fatto, anche io l'ho fatto, <ride> sì, sì, anch fatto, dopo aver eh, presentato un'opera teatrale siamo andati a mangiare la trippa e io portavo un abito come quello su palcoscenico eh, tutto d'oro lungo <ride> oh, e Dio. ci guardavano tutti. <ride> Perché ho fatto anch'io la mia parte di attrice, non credo. Ma certo, certo. Bisogna fare diverse parti nella vita per decidere quello che si farà alla Siamo fine. Siamo d'accordo, ma tu hai lavorato, possiamo dire, anche come attrice nella, via, nella tua vita? Po è Pochissimo. Abbiamo presentato un'opera teatrale per 10 o 12 eh, serate. Eh, è troppo, eh? sì, per oggi è troppo. E poi l'abbiamo ripetuto l'anno dopo, ah, anche l'anno dopo, quattro ah, serate. Ah, non Però, lo sapevo. Sì, sì. Eh, con il Centro di Lingue Straniere, con Perugia Sì, sì con mm. tre professori miei che hanno fatto tutti gli, tutti, abbiamo fatto tutti e quattro gli attori. Mm. Lo, lo, lo scrittore dell'opera era un attore. Pace all'anima sua, come si dice. Mm. E che aveva fatto degli studi al Teatro Nazionale di Atene, sì, mi avevi detto. Sì, eh? sì, mm. sì, sì, Aveva partecipato anche a opere, anche al, al cinema, mm. va bene. E poi regista, eh, era una donna che aveva studiato al teatro nazionale. Sì, tutto bello, per una volta bisogna mm. provare tutto. E certo. eh, vogliamo vedere anche i contrari? Certo, ah, possiamo farlo. Sì, sì, sì. L'etichetta sì, andizeta è il conde Aspuma. L'etichetta andizeta. L'etichetta omonima e l'etichetta anonima. Ho sì, le andonima, eh? le parole contrarie. Allora, ti dirò una parola e tu mi trovi il contrario. Entrare, uscire. Uscire, entrata, uscita. uscita. Allora mia sorella, mm -hmm. che non parla l'italiano, mm -hmm. è, è andata a Roma, è Gli venuta a Roma a vedermi. Io. Ma ora glielo insegni tu, glielo insegni Ora tu. lo farò io, ma sì, sì. dobbiamo cominciare mm -hmm. con, con Maria. Mm -hmm. E dunque mi ha detto, mi ha chiamato, mi ha fatto una chiamata e mi ha detto, ma Raffaele non posso trovare, mi ha detto in greco. In Exodo, uh -huh. le ho detto: Ma Maria, come è possibile? Non puoi dire fare una domanda a qualcuno, visto che io le avevo eh, dato anche un corso di, 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 uh -huh. di italiano okay. con alcune parole. Qualche e, lezione si dice: ah, non qualche il le corso, qualche il corso lezione, è una cosa sì, una, certo, certo, uh -huh. che abbiamo molte lezioni. Qualche lezione, sì, qualche lezione, allora, e mi ha detto, ma Dimitri, ho detto, dove? L'Ugzita, l'Ugzita, l'Ugzita. Uh -huh, uh -huh. Le ho detto, ma Maria, perciò non possono capirti, perché sh dici Ugzita, è l uscita. L'uscita, Maria, non avresti dovuto fare questo errore, Maria, no, 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 no. Se glielo spiegavo io non l'avrebbe fatto. Ah, forse, non <ride> allora, siamo sicuri, Andiamo ma, avanti, andiamo avanti. Eh, ma queste non sono lezioni, eh, non sono lezioni, sono... Eh, uno scambio di emozioni, uno scambio di emozioni, non tra sono di noi, anche con i nostri amici eh? no, certo. uno scambio certo. di emozioni, non sono lezioni, allora salire, scendere, scendere, eh, dare, prendere Prendere. Eh, mm. il dare è mm. l'avere, il avere, poi ne to da la, dare è l'avere, quindi tu dar avere tu dar tu dar averi per persone persone diciamo. che la vin. che la vin. per to esempio una relazione amorosa Deve avere questa cosa, mm -hmm. questa caratteristica. Eh? Il problema è prima lo dune o prima lo lavin. Questo è il problema. Io credo che lo dune deve esistere prima. Se lo e due, chi lo lavi? Deve trovare un terzo a lavi. Che dico. <laughs> 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 ma c'è anche un video che leggevo quest' C'è un libro che ho letto durante l'estate che diceva questa cosa. Perché facciamo una relazione amorosa? Per amarci. Sì, sì anche per scoprirci certo ma per fare questa cosa dobbiamo dare uh -huh. dobbiamo dare delle cose e esprimere la nostra parte più Alta! Allora, in tutte le lingue del cortile, diciamo del cortile mm -hmm. inglese, francese, italiano, eh, spagnolo, anche in portoghese, anche in rumeno, ho cercato. Ho cercato anche in, anche in tedesco. Ah, Lo volevo scrivere su Facebook, non mm mi -hmm. piace, ma è uno dei posti dove παρουσιάζo queste scherzi. δίνω και παίρνω. Ντάρε και αβέρε. Ο Τούρκος μόνο λέει αλίσ δηλαδή ε, παίρνω, δίνω. Ο Α, δε, δε. Έλληνας, τι κάνει, λέω που είναι ανάμεσα στα δύο. Λέει δούνε και λαβίν, αλλά είναι και το παρεδώσε. Α, το παρεδώσε. Μόνο ο Έλληνα που είναι ανάμεσα στου δύο κόσμου πολύ πονηρό. Λέει το δούνε και λαβίν για να ευχαριστήσει mm -hmm. τους δυτικού και λέει και το παρεδώσε. Ah. Άρα είναι κοντά στα τουρκικά. Παίρνει. Σιάμο φούρμπι, νόη. Φούρμπι, μόλτο, μόλτο φούρμπι. Αστούτη. Αστούτη, κόνο να βόλπε. Αλλόρα, άλλο. Άλλο ε μπάσο. Τι σώνο Υπάρχουν και οι άλλοι οι μπάσοι δε λαβίτα. Μάγκρο. Grasso. Grasso. Ora non mm. Si Eh, descrivere una persona dire grassa e brutta no, no, non diciamo cose. questa cosa sì, 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 ma sì, fortunatamente sì, sì. debole forte. forte un carattere debole un carattere forte anche o vivere una... un amore forte o vivere un amore debole, debole che cosa sì, fare sì, con sì. un amore debole, debole? molti Niente. amori deboli <ride> molti per avere un forte sì, alla fine sì. allora stanco riposato. riposato io durante tutto questo anno ero mm -hmm. Stanchissimo, mm -hmm. molto stanco quando mm -hmm. ero a Parigi, stanco morto, stanco morto, mm -hmm. come si dice in italiano. E ora, visto che sono andato a Spezia, sono uh -huh. passato le mie vacanze, sono tranquillo, sono riposato. riposata. Io non mi sono riposata per niente in America perché per 20 giorni oh, tutto Dio. un correre, tutto un correre, um. da una città all'altra, eh, voli uno dopo l'altro, eh, California, eh, anche road trips, ah, anche moltissimi. Road trips. Eh, New York, eh, Denver, eh, eh, tutto, e alla fine Haw Hawaii. Ah vai, <ride> ma perché On sei andata Uruguay. negli Stati Uniti e non sei venuta a Spezzes o a Ierakas, a Monevasià? Lo faremo l'anno prossimo? L'anno prossimo? Sì, certo sì, che sì, lo faremo insieme. Sì, sì. sì. eh, va bene, va bene. È una... Sei la benvenuta lo sai. Eh, sì, eh. sì, sì. Allora c'è un, eh, un invito ufficiale, diciamo, perché sono anche. Davanti gli altri. ai nostri amici? Sì, 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 va bene. Allora, eh, positivo? Negativo? Certo? Incerto? Sicuro? Ενσυγείο, το οποίο έχει και μια έννοια του. Για yeah, Δεν είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Είναι ένα μπράβο ραγκάτσο, μόλτο πρεπαράτο, μα αλλά έχει είναι Α, δεν είναι σίγουρο για εσά. Ένα σίγουρο σημαίνει mm -hmm. και ασφαλής, «λα sicurezza. Έχει μια ασφαλή θέση. Μια ασφαλή θέση. Μια μ Triste? Mm -hmm. Ridere? Piangere? Piangere. E dolce? Amaro, un caffè amaro? Mm -hmm. Un caffè eh? amaro, sì, sì. Un senza caffè... zucchero? Sì, senza zucchero. E... Tu bevi il caffè amaro? Sì, sì, perché eh, siamo troppo dolci per avere bisogno di caffè. Va ah. bene, sì. sì. Bene. Questo è successo con un mio amico italiano, mm -hmm. amico di vecchia data, perché è sposato con un'amica greca. Mm -hmm. eh, da... Mh, 40 45 anni, allora i primi tempi per una ventina di anni dicevano no, niente zucchero, niente zucchero nel caffè perché io sono troppo dolce, non ho bisogno di zucchero, dopo parecchi anni una volta ultimamente è venuto a casa mia eh, non è più giovanissimo, va bene, e mi dice mettici un pochino di zucchero, ah. dico tu hai bisogno di zucchero tu, un uomo così dolce, come hai sempre detto nella vita, mi dice: eh, Tina, eh, la vita è amara. Oh mio dio, <ride> la, vita <ride> la vita è un vita un amara. amara. <ride> Perciò dobbiamo trovare lo zucchero nel, nel quotidiano. Eh? Nel quotidiano, bene, bene. Da soli, oh mio ah. dio. È, bel, è anche un, un messaggio. Bel, è eh? un bel messaggio, questo, veramente, sì. Eh, positivo, negativo, negativo. Mm -hmm. dipendente, indipendente, indipendente, dipendenza, indipendenza, mm. bene, mobile, immobile, immobile, bene, in, alla diplasiasi, è immobile, è M. Mm. educato, Μ'è Και educazione, που είναι οι καλοί τρόποι, θα το εξηγήσουμε mm -hmm. και σε επόμενο βίντεο, Educazione είναι η αγωγή, mm -hmm. και όχι η εκπαίδευση. Μαλεντουκατσιόνε, σε περίπτωση η εγώ in italiano davanti a una persona che non parla Potevamo benissimo tutte e tre parlare in greco. Mm. Questa è maleducazione, certo. È una maleducazione. Ah, visto che significa questa cosa l'educazione, mm -hmm. perciò, diciamo, il ministero. Della pubblica istruzione mm. lo vedremo, ce l'ho in mente di dirlo in un prossimo video ah, che farò perfetto. con te. Anche... Non, ah, non, con me? Sì, sì, non ti rivelo eh, l'argomento, lo, lo vedremo più tardi. Eh, poi la tragedia. La commedia, la la com com divina mm -hmm. di Dante, sì, per esempio. la divina commedia. Eh, eh, sì, sì. La divina commedia, va eh, Comico, tragico, 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 comico con una M, mentre la commedia la commedia con due. Mm. Questo succede anche eh, malato con una T, malato, mm. malattia, due T, certo. possiamo spiegare perché succede questa no, cosa eh, o è così? Succede in 3-4 parole mm. questa stranezza. Mm. Eh, bene. Paziente, impaziente. impaziente. Io sono impaziente nella mia vita. Ah sì, eh? Per esempio. Uh -huh, Molto. Uh -huh. Voglio fare tutto nello stesso tempo, sì. adesso, uh -huh. non perdere del tempo. Uh -huh. E anche tu sei un sì, po' così. Uh, sì, 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 sì. Perciò siamo degli amici. Siamo degli amici, perché vogliamo vivere tutto, eh? tutto in poco tempo. Beh, eh? certo. Bruciare le tappe, si dice questo, è molto bello. Le tappe, Brillet, mm. le tappe. Ah, che sta ah, certo, certo. le tappe. La tappa, in Torossimo, in Ostathmos, all'Ofio Stathmos, la stazione della metro, è una tappa importante della mia vita. Mm. Mm. Eh, allora, bruciare le tappe significa fare le cose in fretta e saltare queste tappe. Mm. Per esempio, eh, se mio figlio va come semplice impiegato in una internazionale, multinazionale, sì. eh, una ditta, e dopo eh, tre mesi diventa direttore o capoficio, possiamo dire mm. ha bruciato le tappe. Certo. Mm. Eh, per esempio i giovani, ehm, gli adolescenti di 14-15 anni vogliono eh, provare tutto, mm. eh, l'alcol, fare l'amore, ehm, eh, bere, fumare, tutto, eh. allora gli possiamo dire ragazzi non posso, potete bruciare le tappe, fare tutti questi salti mm. eh, in brevissimo tempo, questo è bruciare le tappe. Certo, perché dobbiamo vivere la nostra età mm -hmm. anche. Mm -hmm. È difficile, per me è difficile questa cosa. Mm -hmm. Io in questo momento me ne rendo conto adulto, del fatto... Perché tu sei nato adulto tu. Penso che dopo farò tutte queste cose che non ho fatto prima. Le follie, eh? follie dell'adolescenza. Eh? Mm -hmm. Va bene. Uscirà anche questa cosa un giorno. Mm -hmm. Mm -hmm. Salta fuori, come si dice. Salta bene. fuori. Bene. Onesto. Disonesto. Mm -hmm. Onestà. Disonestà. Disonestà. Ah, disonestà. Disonestà. disonestà, disonestà, è semplice disonestà. incoraggiare, scoraggiare, scoraggiare, mi ha detto parole incoraggianti eh? scoraggiato, Ingiante. una persona eh? è tornato molto scoraggiato parole di incoraggiamento mm. fortunato, come siamo noi, e mm -hmm. sfortunato, sfortunato, sfortunato mm. noi ci reputiamo eh, fortunati nella vita, sì, certo. sì, sì abbiamo tutto quello che eh, vogliamo mh? o che abbiamo voluto superiore inferiore inferiore superiorità anche inferiorità inferiorità complesso di superiorità complesso di inferiorità, inferiorità. oh mio dio lassù laggiù eh, laggiù, eh, laggiù. Eh, complesso di superiorità eh, è tremendo, è eh? peggio mm. di quello di sì, certo, inferiorità. Certo. Sì, perché non puoi vivere così. Eh, sì. Non è possibile neanche fare dei, dei veri rapporti con la gente. Sì, sì, sì. Eh, è tremendo, le persone soffrono, le persone che soffrono di, eh, del complesso di eh, superiorità soffrono veramente. Mm. Eh, innocente. Eh? colpevole. colpevole. Eh, Noi che cosa siamo? Innocenti o... Innocenti, siamo gli angeli. Eh, ah, sono, gli angeli. Sì. Io sono l'angelo nero, dunque non sappiamo. L'angelo del male, Forse. un giorno verrai sulla strada del, della virtù, io sono l'angelo vero e proprio, eh? tu certo. bianco oggi, sì. eh, Curare, curare, ah, trascurare. Trascurare, trascurare la persona. Mm -hmm. La presenza, trascurare la famiglia, trascurare eh, la carriera, il lavoro, eh, trascurare. Mm -hmm. eh, avvicinarsi, allontanarsi. allontanarsi, che è come eh, raddoppiamento vicino, certo. avvicinare, avvicinarsi, All... lontano, allontanarsi. allontanarsi. Con doppia L. Orizzontale e ah, verticale. verticale. Eh, come nei cruciverba, nelle parole incrociate. Certo. Bene. Il vantaggio è lo svantaggio. Lo, bravo, bravo. Lo dico, certo. sv. Eh, sv. lo dico. Sv. Dobbiamo svantaggio. mettere lo. Sì, sì, sì. Eh, pleonectima, che è mionectima. mionectima. Eh, raro? Ah, è frequente. Frequente. Posso fare un'altra domanda, raro. per favore? Un fenomeno raro, un il fenomeno frequente, frequente. succede Abbiamo molto anche spesso? Eh, troppo... Eh, diciamo ricercato mm -hmm. eh, infrequente, che significa eh, raro, non, frequente, non sì, frequente, infrequente. Sì. Ah, d'accordo. Eh, C'è un sinonimo domanda? per lo svantaggio, un altro sinonimo che possiamo dire? Ci sono dire? i pro e i contro, I pro? oppure ah, i lati positivi i lati negativi, negativi. Non, mm. non ne vedo altro. Eh, Molte volte l'unico inconveniente. inconveniente, Certo, inconveniente. certo. Per perché esempio. in francese è così Aha. e perciò ho fatto anche la domanda. Ah, in francese se è, lo si so, dice... Ma lo sapevo, sì. Certo, ma tu sai tutto, Tina, boh, non possiamo sì, dire sì, niente. Sì. Equilibrio. Equilibrio, squilibrio. Mm -hmm. È un po' squilibrato, eh? è un bravo ragazzo, ma, ma un, un po, po' squilibrato, sì. E introverso e estroverso, estroverso. noi siamo estroversi. estroversi allora con queste parole vi salutiamo ehm, faremo un altro video certo con certo. piacere sì, volentieri sì, sì. non ti dico ancora di che cosa si tratterà va bene d'accordo va bene ciao ciao ragazzi Machi. alla ciao. prossima